La Roma è una delle poche squadre imbattute in casa, è la squadra che ha fermato, l'unica squadra che è riuscita a pareggiare con il Napoli, è una squadra forte, una squadra con talento, con qualità e con carattere, quindi sicuramente ci aspetta un avversario importante. Sia Zlatan sia Olivier stanno meglio perché si stanno allenando con continuità, hanno messo anche un buon minutaggio nelle ultime partite, quindi chiaramente la loro condizione è in crescendo. Poi non è ancora ottimale per entrambi, ne giocherà uno dall'inizio e uno sarà pronto per cominciare. La Roma, dal punto di vista della qualità nel reparto offensivo, non credo che sia seconda a nessun'altra squadra. Ha grande mentalità, grande carattere e quindi difficoltà ci saranno, ma altrettanto è vero che abbiamo le nostre caratteristiche da mettere in campo. Brahim sta sicuramente meglio, ha recuperato, ha fatto una settimana quasi completa, quasi, vedremo poi domani. Te ho avuto la possibilità di giocare un tempo col Torino, in questi giorni l'ho visto bene. Partirà domani titolare, anche se Balotore ha recuperato, ma oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra, quindi avere Balotore a disposizione è importante. Te partirà titolare, poi vedremo nel corso della partita quelle che saranno le sue condizioni, se avrà bisogno di rifiatare un attimino o se potrà andare avanti. E poi è chiaro che dobbiamo essere molto attenti, molto bravi a valutare le condizioni di questi giocatori, soprattutto perché giocheremo ogni 3 giorni ancora per un'altra settimana, quindi faremo le valutazioni le più attente possibile per cercare di schierare sempre una formazione all'altezza. L'importante è avere un'idea, un'identità, un approccio alla partita e portarlo avanti per 95 minuti, senza cambiare o senza farsi anche distrarre da un risultato positivo piuttosto che negativo, continuare sul nostro modo di giocare, insistere per 95 minuti, così abbiamo fatto col Torino. Sono vittorie che sicuramente sono importanti per contro avversari difficili. Non ci interessa niente sapere quello che abbiamo fatto pre sino ad oggi, ci interessa quello che dobbiamo fare da domani in poi. Mantenere altissime le motivazioni e gli stimoli sarà un nostro obiettivo. Ma come sentite voi dalle dichiarazioni dei miei giocatori, non è che il mio lavoro in questo momento sia molto difficile in quella direzione, perché è una squadra molto vogliosa, molto, molto affamata di provare a vincere qualcosa, quindi dobbiamo mantenere questo livello alto, questo sì.